Fra i presenti questa sera al convegno organizzato dal Comitato Spontaneo contro le Nocività di Brescia in merito alla pericolosità della discarica di amianto in via Brocchi e rischi ad essa connessa, presente anche il consigliere provinciale Francesco Patitucci. Dalla relazione che è stata fatta dai presenti è emerso che sono grosse invece le responsabilità da parte della Regione Lombardia, dell'apparato regionale che poi alla fine gestisce e valuta la situazione di scariche, il progetto, il piano per le discariche. E visto che lei è candidato alle elezioni regionali per Italia dei Valori, è cosciente che si pronta ad affrontare un ruolo di notevole responsabilità per la salute, specialmente dei cittadini bresciani che dovranno accogliere gran parte di questo amianto? Certo che lo sono, ma la responsabilità della Regione Lombardia è una responsabilità immensa, ma non solo della Regione Lombardia, della provincia di Brescia e del comune di Brescia. Tutte e tre gli enti sono amministrati dal centrodestra, dalla Lega e dal PDL. Ecco, nessuno di loro ha mai fatto qualcosa per bloccare questo stato di cose. Questo stato di cose che apre la strada alla speculazione edilizia e apre la strada a far arrivare qui in provincia di Brescia e in particolar modo nell'area San Bolo-Buffalora tutto l'amianto di tutta la Lombardia. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. La Regione ha grosse responsabilità. Il responsabile della Regione, ecco, molto probabilmente, ecco, questa qui è la soluzione migliore sia per i privati che per la Regione. Interriamo l'amianto. La più rapida, insomma. Ma non necessariamente la più indolore. No, adesso ecco, la Regione da settembre demanda alle province la responsabilità sulla valutazione dell'impatto ambientale. Non sarà più la Regione a valutare la relazione di impatto ambientale, ma sarà la provincia. Giovedì abbiamo avuto una commissione in provincia dove ho chiesto se non è il caso di sospendere il lavoro della scarica di via Brock in attesa della sentenza del TAR. Mi è stato risposto che non era di competenza della provincia, ma è che la ditta Faustina aveva tutte le carte in regola, aveva avuto l'autorizzazione dalla Regione Lombardia. Giovedì in commissione poi è emerso che da settembre non è più la Regione, ma è la provincia a valutare la valutazione dell'impatto ambientale. Inoltre, con questo mio intervento in commissione, ho messo in evidenza pure il fatto che a San Bolo è sparito il deposimetro. Il deposimetro che era stato posizionato 6 mesi fa ha raccolto le polveri fine, era lì nell'immediatezza dell'alfacciaio. Questo deposimetro qualcuno l'ha fatto sparire. Il direttore dell'ARPA mi ha detto che ha sporto denuncia alla magistratura, però io non penso che siano dei ragazzi o qualcuno che non ha niente a che fare con l'alfacciaio che ha fatto sparire questo deposimetro. Non è un oggetto che si vende sul mercato, né sul mercato bianco né sul mercato nero. Molto probabilmente i valori che riportava il raccogliere questo deposimetro erano molto probabilmente superiori ai valori stabiliti dalla legge, e allora qualcuno ha pensato bene di farlo sparire senza far analizzare i risultati. Ecco, queste cose non vanno. C'è mancanza di controllo. Io ho assistito 3 settimane fa, all'inizio quando sono arrivate le ruspe che hanno smantellato la baracca del Comitato contro le Nocività, il presidio a fianco alla discarica dove deve essere interrato l'amianto, c'è un'altra discarica abbandonata piena di lastre di Eternit, di amianto, che sono state rimosse e frantumate senza nessuna preoccupazione e senza nessun controllo dalla parte dell'autorità competente a fare questo controllo. Poi ecco, sui controlli, chi ci garantisce veramente che i pallet che arrivano da Milano contengono solo amianto e non qualcos'altro? Con tutto quello che sento in giro, non c'è da stare allegro, c'è da preoccuparsi seriamente. Io certamente se avrò la fortuna e il sostegno dei cittadini di poter sedere in Consiglio regionale, che continuerà questa battaglia,
quelle che ho fatto prima in comune, adesso in provincia, ecco, cercherò di portarla pure all'attenzione della regione Lombardia. La ringraziamo e le facciamo tanti in bocca al lupo. Grazie a lei, grazie per la disponibilità. Buonasera.